La storia della nostra azienda è una storia che parte nel 64, è una storia familiare, è una delle aziende più giovani che si occupano di prodotti da ricorrenza. È nata da un'idea, dall'iniziativa di due famiglie, che sono poi la famiglia di mio padre e la famiglia dei miei zii. Mio zio Bruno Di Gennaro, emigrato dal sud Italia al nord Italia a metà degli anni 50, fine degli anni 50, e per caso capitato giovanissimo in un piccolo laboratorio di pasticceria, è nata poi l'idea di acquisire, di comprare un piccolo laboratorio che esisteva a Torino. Nell'acquisto di questo laboratorio sono stati coinvolti i fratelli di mio zio e poi è stato coinvolto anche mio padre. Questa piccola partenza, poi l'azienda è cresciuta subito molto velocemente. Verso l'inizio degli anni 70 ci spostiamo non più a Torino ma a Fossano, perché abbiamo bisogno di spazi più grandi, e ci concentriamo su alcuni prodotti di quelli che allora venivano fatti. Quindi abbiamo scelto il panettone e abbiamo scelto la colomba. Il concentrarci in una produzione in quel momento è stato vincente, perché poi è stato quello il decennio degli anni 70 delle grandi specializzazioni. Da Fossano, un centro dove ci eravamo spostati a inizio anni 70, a fine degli anni 70 di fatto siamo poi approdati dove siamo oggi. L'automazione per noi è sempre stata un partner importantissimo. Noi continuiamo a mantenere un animo che è quello del laboratorio artigianale, che poi è l'imprinting dato da mio zio in particolare, ma nello stesso tempo abbiniamo un grandissimo investimento in tecnologia e in automazione. E naturalmente questo ci ha permesso di aumentare notevolmente la capacità di produzione nostra. Oggi nella nostra azienda si fanno non meno di 100.000 panettoni al giorno, che poi vengono venduti in tutto il mondo. Il mercato del panettone, lo sappiamo, è un mercato prettamente italiano, un mercato molto etnico, ed è un mercato sicuramente importante. Di panettoni in Italia se ne mangiano circa 100 milioni, e di questi 100 milioni 18 milioni sono escono dalla nostra azienda. E poi c'è anche una parte molto importante, che è tutto il mondo dell'esportazione. Prevalentemente è un'esportazione che segue la storia degli immigrati italiani, e quindi segue il flusso degli italiani che si sono andati negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Argentina, in Brasile. Ecco, lì sono arrivati anche i nostri panettoni. Era la notte di Natale quando... Nel corso degli ultimi 20 anni abbiamo investito anche molto in comunicazione. Non si può solo avere un gran prodotto, bisogna anche comunicarlo bene. Lo abbiamo fatto prevalentemente con la televisione, e subito, fin dall'inizio, ci siamo fatti accompagnare da dei testimonial famosi che nel tempo hanno fatto la storia della televisione italiana. E ne ricordo solo alcuni: Frassica, Funari, Mike Bongiorno, Fiorello, Teo Teocoli, Paolo Hendel, personaggi che comunque hanno dato al nostro marchio la possibilità di essere visto e riconosciuto in tutta Italia. Uno dei nostri prodotti di punta, quelli su cui abbiamo fatto e continuiamo a fare i nostri investimenti pubblicitari, è il panettone granocciolato Maina. È il classico panettone piemontese, quindi un panettone basso con uova sultanina e scorze d'arancia e cedro candite, però ricoperto da una glassa di nocciole. Glassa di nocciole che oggi lavoriamo ancora artigianalmente, quindi acquistiamo le nocciole crude, vengono granellate, vengono semplicemente miscelate con zucchero semolato e albume d'uova fresche. La struttura stessa
del panettone del Pandoro è determinata dalla qualità del lievito madre, che è quello che poi dà avvio alla lievitazione tra un impasto e il successivo, alla lievitazione prima della cottura, e caratterizza profondamente i prodotti sino al tavolo del consumatore. Il processo produttivo è molto lungo perché i tempi sono dettati dalla vita stessa del lievito madre. Si raggiungono già in questa fase più di 48 ore tra lievitazione, tempo di lievitazione e tempo di impasto. E infine c'è il raffreddamento, che avviene in modo molto lento perché è un raffreddamento naturale, in 8-10 ore. Quindi il ciclo complessivo, se consideriamo appunto il riposo della madre di 16 ore, è superiore addirittura alle 60 ore. E il futuro della nostra azienda, per quanto ci riguarda, deve essere il futuro della nostra famiglia nella difesa ad oltranza di quelli che sono i principi fondamentali della ricetta. E ovviamente lo stiamo facendo con un'idea molto chiara in testa, che è quella comunque di conservare l'attitudine alla pasticceria, a essere dei pasticceri.